Wickenbeck torna in Fortezza d'Abasso con uno stand completamente rinnovato. Cosa rappresenta? Ma quello che vogliamo portare qua, intanto noi abbiamo sempre ritenuto il PT come una piattaforma eccellente per comunicare, per raccontare qualcosa, e noi quello che vogliamo raccontare questa stagione sono sicuramente la nuova rivoluzione che abbiamo fatto sulle licenze, quindi le nuove licenze che sono entrate, e il nostro nuovo concept store che vuole immergere il nostro cliente, il nostro distributore che viene a trovarci, nel vero concetto e DNA del marchio. È un nuovo concept che tiene un mix materiali che vanno dallo sportivo con il tartan blu come pavimentazione all'acciaio satinato, quindi che porta proprio tutto quello che è il DNA del marchio, che è un mix perfetto tra lo sport e il fashion, che è il nostro marchio. Quali sono i nuovi partner in termini di licenze prodotto di Wickenbeck che esponete qui in fiera? Allora, qui portiamo i nuovi partner. Per l'ultimo arrivato era Fall Winter 23 e Factory SRL, che farà l'abbigliamento da partire da questa stagione, e insieme a loro abbiamo anche la calzatura, che con Zingarini, calzaturificio Zingarini, e la Principe SPA per le borse. Abbiamo siglato questi contratti l'anno scorso per alzare di nuovo il posizionamento del marchio e portare questo marchio dove deve essere, no? Quindi se vedrete poi la collezione ha un livello qualitativo di prodotto molto più elevato, e quello che cerchiamo anche di elevare la nostra distribuzione. Come si è chiuso il 2022 di Wickenbeck e quali sono le prospettive per quest'anno? Allora, Wickenbeck ha chiuso il 2022 diciamo allineato ai fatturati del 2021, questo dovuto al fatto che nel 2021 per noi la Russia e l'Ucraina valevano il 15%, quindi abbiamo recuperato spostando il baricentro su altri paesi e abbiamo portato i fatturati ad un allineamento sul 2021. Il 2023 lo prevediamo in una crescita double digit, low double digit, non sarà sicuramente un anno semplice per nessuno, visto anche gli incrementi di costi che ci sono, i materiali, le spedizioni eccetera, però sicuramente siamo molto positivi su quello che avverrà. Quali sono i mercati su cui vorresti ampliare la vostra presenza? Allora, i mercati su cui stiamo spingendo, appunto anche per ricoprire un po' di quello che stiamo perdendo su Ucraina e Russia dovuto alla guerra, sono sicuramente il Medio Oriente, abbiamo il Nordics, quindi Netherlands e Benelux, e Spagna stiamo spingendo molto. L'Italia rimane comunque un nostro baricentro fondamentale per il business. Avete in progetto l'apertura di nuovi store magari proprio in Italia? Ma questo è, ripeto, è la presentazione del nuovo concept, è proprio voluto e fatto vedere qua al Pitti per cercare di portare la nuova immagine del marchio, e l'obiettivo è quello sì, di aprire nuovi negozi diretti, probabilmente non nel 2023, ma ci proveremo, e sicuramente stiamo cercando dei partner in franchising per aprire un po' in tutto il mondo. Cosa contraddistingue la collezione autunno-inverno 2023-24 di Wickenbeck? Beh, dopo anni di abiti comodi e tute che ci hanno forzato a mettere, diciamo che adesso ci stiamo spostando sicuramente su un trend più formale, cioè l'offerta diventa un pochettino più formale, più urbana, chi vuole vestire adesso vuole vestire veramente, e quindi il concetto che ci piace un po' portare è questo di soft tailoring, no? Cioè un passaggio da questo leisure wear, che era quello che proponevamo fino all'anno scorso, ad una proposta più formale.